Vediamo come creare un oggetto utilizzando il Media Player ActiveX e aprendo un file dal File Explorer. Dopo aver creato un progetto, andiamo su Screen e inseriamo uno screen, che chiameremo Screen 1. Andiamo nella sezione Draw e andiamo a prendere un oggetto in ActiveX Control che si chiama Media Player. Ora inseriamo un pulsante, sempre su Draw, che ci permetterà di aprire il nostro File Explorer. Qui andiamo a dargli il comando e utilizziamo una funzione che si chiama rdfileN, a cui passiamo come primo parametro il nome di un tag, che chiameremo stringa, come secondo parametro il path dove si posizionerà all'apertura del File Explorer, come terzo parametro mettiamo la maschera, quindi andrà a filtrare tutti i file che saranno MP4. Ultimo parametro 1. Salviamo. Salviamo Screen 1. Andiamo a dichiarare la variabile stringa in Project Tags nel tab Global. Il type sarà stringa e salviamo. A questo punto apriamo il nostro oggetto Media Player, Configuration. E dove troviamo tra le proprietà URL o URL, apriamo e selezioniamo stringa. Diamo OK. Chiudiamo. Salviamo il progetto. Andiamo in runtime. Apriamo il file selezionato e verifichiamo che l'oggetto Windows Media Player stia riproducendo il file desiderato.